Ragazzi, buongiorno a tutti e buona vigilia. Stamattina andremo a preparare il ragù alla bolognese. Primo passaggio, un trito di carote, cipolla bianca e sedano che andremo a soffriggere in pentola alta. Ragazzi, dopo una decina di minuti andremo ad aggiungere la nostra carne mista macinata di vitello e di maiale. Guardate che bella, ovviamente macelleria da Enzo. Guardate che meraviglia, ragazzi, che spettacolo, guardate come sta rosolando per bene la nostra carne macinata per il ragù alla bolognese. Ragazzi, una volta che la nostra carne è ben rosolata, andiamo a sfumare con del vino bianco. Ragazzi, quando è ben asciutto, quindi il nostro macinato, andiamo ad aggiungere la passata di pomodoro mista ad una polpa un po' più rustica. Aggiunta quindi la passata, andiamo a salare quanto basta e iniziamo ad aggiungere 1 litro d'acqua ogni ora. Ragazzi, abbiamo aggiunto l'acqua, quindi tra un'ora ci rivediamo per mettere aggiungere altra acqua. E chiudiamo con un coperchio intanto. Ragazzi, è appena passata un'ora, guardate come purpurea il nostro ragù. Andiamo ad aggiungere un altro bel litro d'acqua. Continua, continua la cottura del nostro ragù. Ragazzi, ultimo litro d'acqua. Eccolo qua. E adesso si dovrà asciugare completamente. Ragazzi, dopo 4 ore di cottura, direi che il nostro bel ragù è quasi pronto, eh? Pronto per la nostra lasagna alla bolognese. Ragazzi, eccolo qua, il nostro bel ragù, guardate qua che meraviglia. Adesso ci aggiungiamo un poco poco di latte intero, così, e andiamo a mescolare. Che meraviglia è venuto questo ragù, eh? Abbiamo già salato all'inizio e alla fine l'ultimo passaggio che dobbiamo fare è aggiungere un po' di pepe macinato.